Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Jay Smash ed oggi siamo tornati su Isaac. Ragazzi, sono più carico che mai, siamo in hard e dobbiamo fare ora un'altra partita con Satana. Speriamo con un personaggio che non abbiamo ancora fatto, ovviamente Satana intendo, ed è Maggie. Perfetto, partiamo immediatamente con il seed JRCXL1RF. Ok, dopo avervi detto il seed possiamo immediatamente partire, lo sto già facendo. Abbiamo già trovato 5 centesimi, ragazzi. Cioè, assurdo. Partiamo molto bene. Abbassiamo un po' il volume però, eh. Ok, così è meglio. Così è meglio. Sono abbastanza euforico in questo momento, non so il motivo, però a me va benissimo. Ok, proviamo a uccidere piano piano tutti questi qui, sneaky snacky proprio. Ok, allora qua intanto c'è una tinted rock, quindi ci servirebbe una bomba, sono riuscito a dirlo. Mi è già finita l'euforia che è durata tipo un paio di secondi. No vabbè, sono uno stesso euforico per questa partita che potrebbe essere interessante. Undefined, questo è un buon oggetto. Questo qui ci può teletrasportare in parti run a caso dell'area, cioè del livello, che potrebbe essere una secret room o la secret room o la error room, che non abbiamo ancora sbloccato, quindi cioè non abbiamo ancora incontrato nella nostra avventura, quindi potrebbe essere la nostra occasione. Ovviamente però dobbiamo anche ottenere delle, almeno gli oggetti principali, per poi poter andarcene, perché sennò perdiamo se tipo ottenessimo una I am error room, una, anzi più comunemente chiamata error room, e basta. Nessuna bomba, quindi farei subito il boss, il duca delle mosche, un nuovo boss abbastanza easy, quindi lo iniziamo a sistemare per benino. Comunque, come avete potuto vedere, ho lasciato, prendendo Undefined, ho lasciato Niamhart. Niamhart è un oggetto carino, però non è indispensabile. Tanto il duca delle mosche è anche un po' fastidioso in questo momento. Ok, però lo stiamo uccidendo pian piano. Però lo stiamo uccidendo. Che è perché, ahia, alla fine mi sono fatto colpire, ma non è un problema. Cosa abbiamo ottenuto? Chiato Nine Tails per un po' più di damage. Vediamo dove ci porta. Ecco, questa qui è la I am error room. Forse non è il caso di stare qui contro due Ragman, quindi io scenderei immediatamente. Ecco, quella lì è una I am error room. Si può ottenere in pochissimi casi e ci siamo riusciti. Almeno posso, so che titolo mettere al video. Ok, ricordiamoci, i colpi minuscoli sono quelli esplosivi. La batteria ce la teniamo per dopo, perché sicuramente una carica la riusciremo ad ottenere. Tanto Fruit Cake ci dà delle lacrime a caso, randomiche. Ok, ottimo. Ottimo colpo sacro. Ok, per il momento è abbastanza easy. Oh, che bello, le lacrime di Isaac. Bellissimo proprio. C'è decisamente meglio Undefined rispetto alle lacrime di Isaac, se dobbiamo essere sinceri. Cerchiamo intanto di non subire neanche danno, perché sarebbe veramente... un cuore nero? Cos'è? Serpent Kiss, immagino. E comunque proprio... capitava proprio a fagiolo. Intanto uccidiamo questo qui. Bible Tract, dovrebbe questo darci... questo oggetto che non possiamo prendere. Bible Track ci dovrebbe dare ci aumenta la possibilità di ottenere dei cuori eterni anziché cuori rossi. Attenzione dietro, che
Quello lì mi stava per colpire in modi assurdi. Attenzione qua. Facciamo. Oh, un colpo fatto di esplosivo. Ok, perfetto. Un colpo di Pekak proprio al momento giusto. Ok. Un altro soldino dindino. Però forse sarebbe il caso prima di utilizzare Undefined. Ricordatevi ragazzi, non utilizzate mai immediatamente la carica di Undefined, perché sennò potrebbe succedere che non ottenete gli altri oggetti che dovreste invece ottenere, perché siete stati dei bravi ragazzi. A meno che non siete tipo in pericolo di morte, e quindi potrei anche capire il vostro uso di Undefined per salvare da qualche occasione di pericolo. Ok, intanto meno male che avevo un cuore nero. Meno male che avevo un cuore nero. Mi ero totalmente dimenticato. Comunque, ok, Magic 8 Ball con The Sun, ottima carta. La coda di Guppy la prendo volentieri e proviamo a vedere se nello shop c'è qualcosa. Sì. Tanto una chiave dovremmo ottenerla. Ah, sono un idiota. Ok, abbiamo la Bibbia. Facciamo che prendere questo. Usa Undefined, che ci porta di nuovo in una I Am Error Room. Proviamo a vedere se riusciamo ad ottenere qualcosa da loro. No, otteniamo solamente ragni odiosi e abbiamo subito 2 di danno, quindi abbiamo immediatamente perso il nostro Spirit Heart, che è abbastanza orribile. Provo a usare ora The Sun per evitare di subire danno e perdere la chance di un patto con il diavolo. Ok, siamo stati molto carenti di bombe in tutto questo tragitto. La cosa non mi piace per niente, perché se non avere bombe vuol dire non poter prendere gli Spirit Heart probabili dalle Tinted Rock. Ok, gradirei una bomba, una chiave o una bomba, una chiave, oppure che cosa? Anche uno Spirit Heart direttamente. Ok, incredibile, il colpo di Ipecac che non ha ucciso un Dip. Mi dovrei preoccupare per caso. Ok, qua abbiamo anche un colpo di Godhead. Ok, abbiamo soldi però non abbiamo chiavi, e ciò mi preoccupa. Oh no, questa stanza è tipo la peggiore stanza che si potrebbe mai ottenere. Oh mio dio, ok, perderemo molto probabilmente il patto con il diavolo qua. Ok, provo a colpirlo da lontano. Ok, ne abbiamo ucciso uno. Potremmo ucciderne un altro. No, invece. Ok, ne mancano ancora 2. Ne manca uno. Ok, c'è Hype nella stanza. Abbiamo ucciso tutti. Ok, ora dobbiamo passare tranquillamente per di qua. Allora, salirei per la Secret Room. Speriamo in... No, questo... Beh, una chiave. Una chiave ci sta. Perché così possiamo accedere all'item room con Mom's Contact, che è buono perché può pietrificare i nemici. Anche se per certi aspetti l'avremmo potuto ottenere lo stesso in altri metodi. Però io non mi lamento, insomma. Tutto, guarda un po' qua. Volevi. Pietrificato per 2 volte. Ottimo. Mom's Contact. Oggetto. You motherfucker. No dai, ho preso veramente così per colpa di un mio colpo. Dammi Bible Tract, che per il momento non ci ha dato niente di buono. Cioè non ci ha dato niente, per essere più precisi. Stiamo attenti, perché colpi Ipecac possono arrivare da un momento all'altro.
E sfortunatamente, forse riusciremo solamente con Undefined, riusciremo ad ottenere il patto con il diavolo. Altrimenti, amen. E grazie mille per il cuore nero, che forse non era il caso di prendere immediatamente, però amen. Pestilence. Ed è anche la versione quella easy. Buono. Preferisco le cose easy. Neanche, non sempre. Però siamo meglio non perdere il cuore nero. Quindi forse è meglio così. Ok, ancora poco. Morto. Ovviamente prendiamo Ball of Bandages in questo caso. E farei così. Non abbiamo bombe. Vediamo se riusciamo a trovarne una. E a non subire Ball of Bandages. Perché gli item mi si ritornano contro. Mi si ritorcono contro, anzi. Ok, rimani lì. Grazie. No, niente. Bomba. Speriamo in una bomba. Quella stanza che non ho ancora visitato. Accidenti. Perché in questa quella boss trap room, cioè che non è una boss trap room ma una challenge room, e ci sono due stone chest. Di solito nelle stone chest ci sono cose molto buone, come Guppy's Head, Tammy's Head, anche se molto probabilmente, aia, non mi sarei tenuto nessuno dei due. Ok, prova a fare così. Stiamo attenti ai loro colpi. Una bomba proprio no, facciamo così. Io subisco volentieri del danno in quel punto. Oh 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 oh, attenzione. Aia. Ok, dammi. Oh, finalmente una bomba, grazie al cielo. Allora, ci siamo gestiti un po' male in questo punto. Intanto vediamo. Sì, abbiamo già fatto la boss rush. Sarebbe da fare hash con Maggie. Non so però se fare la boss rush, se hash con questo personaggio in queste condizioni. Allora vediamo se c'era qualcosa di buono dentro. Quasi niente. Usa Undefined che mi porta qua. Quindi ha failato totalmente. Amen. Non può sempre funzionare, come vi dicevo. Ti può teletrasportare dappertutto, però... Ho sentito per caso un Ninkel. Ho sentito un Ninkel. Molto buono. 21 monete che però non possiamo spendere, quindi... Un po' rip. Un po' rip, bisogna ammetterlo. Non vale la pena. Subirei 2 di danno. Cioè, rimarrei con un cuore. Non mi sembrava una saggia idea. Ok, la nostra vita fa ancora schifo. Cioè, scusate, la nostra. Oltre alla nostra vita, anche il nostro danno non è ancora niente di che. Le nostre lacrime sono ancora quelle dell'inizio. E la nostra velocità è veramente troppo poca. Dobbiamo trovare. Speriamo in una siringa, che di solito le siringhe sono le fonti maggiori di velocità, oppure la cintura o la wooden spoon, il cucchiaio di legno. Sarebbe anche quello un ottimo pick up. Ok, voi lottate per la morte. Ok, una batteria. La batteria ci potrebbe servire se per caso failassimo una prima volta con Undefined, e provarne una seconda. Ok, dobbiamo stare attenti a non confonderci con i colpi di Polyphem, di Proptosis, con i colpi Ipecac. Ad esempio quello era un Ipecac, quello era un Proptosis. È difficile. Ipecac e Proptosis, cioè, con Fruitcake si assomigliano molto. Però ora tu devi morire, grazie mille. Anche tu, che anche se sei diventato più piccolo non vuol dire che non ti devo uccidere. Ok, comunque ce la stiamo cavando. Non posso dire che stia andando benissimo, perché non dobbiamo subire in teoria danno. Ok.
Perfetto. Non dobbiamo subire in nessun caso danno, perché se subissimo danno perderemo il nostro patto con il diavolo. E non, noi non vogliamo che accada una cosa del genere. E soprattutto non vogliamo che questo continui a vivere. Ok. Oh, finalmente morto. Ah, cavolo, qua ce n'è un altro. E lì ci hanno droppato un'altra batteria. Incredibile. Onestamente incredibile. E qua guardate un po'. Una pillola. Che è una pillola bella? Health up. Sì, è buona, è buona. Ok, abbiamo trovato il boss. Vale la pena fare ora il boss? Secondo me sì. Ok, bravo. Fai il tuo dovere. Perfetto. No, mi ero bloccato. No, sono un idiota, sono un idiota. Scusate ragazzi. L'euforia di prima ormai se n'è andata. Ho subito un danno veramente stupido. Non avevo fatto caso. Avevo distolto lo sguardo. Poi mi sono anche colpito da solo con i miei colpi in ipecac. Ok. Abbiamo lo stesso un basso 18% di possibilità. Non da sputarci sopra, però è veramente basso. Se veniamo colpiti anche qui, avremo un patto con il diavolo veramente bassissimo. Accidenti. A me e alla mia distrazione deleteria. Mi piace dire comunque deleteria. Ok, morto. Patto con il diavolo? No. PJS, forse è il caso di PJS. Sì. PJS mi sembra più opportuno, più adeguato. Ok. Ora andiamo verso l'item room, che non è per di qua. Ok, la boss rush non ce la facciamo, ovviamente. Hush nemmeno. Cioè, non è detto. Potremmo anche farcela per Hush. Però poi la seconda domanda è: vale veramente la pena? Oppure moriamo come dei nabbi, che potrebbe anche essere il caso. Speriamo di trovare anche una seconda chiave, così possiamo anche andare nello shop. Attenzione, non distruggiamo la cacca arcobaleno, che ci servirebbe per recuperare la vita se per caso la perdessimo. Quindi stiamo attenti a non distruggere quella cacca arcobaleno, come in questo caso. C'è proprio GG. Ok, questo qui è abbastanza facile. Almeno spero e credo. Ok, manchi solo tu. Stavo quasi per aprire la chest e perdere la mia unica chiave. How funny. Ok, tu muori, grazie. Ed ecco qua un'altra chiave, quindi potremmo anche tornare indietro per lo shop. Ed è molto probabilmente quello che farò. Questa partita, sfortunatamente, soprattutto per voi, è molto lenta. Però mi dispiace, cioè non possono essere tutte le partite veloci. Certe volte capita anche di trovarne alcune lente, come in questo caso. Ok, vediamo qua. Ball of Tar, va bene. Ci hanno inventato Gih. Io chiamo al posto. Oh, quasi subivo danno. A me piace chiamare al posto di Gish, che chi non sa chi sia, è un il titolo e il personaggio è anche il titolo di un gioco di Edmund Macmillan, che io non ho mai giocato, però vorrei tanto provare, perché sembra molto interessante. È tipo un platform strano. E ovviamente è ovvio che la prima volta che entriamo in uno shop abbiamo tipo tantissimi soldi. La cosa che ci compare è il bellissimo e amatissimo grid. Cosa mi dà almeno? Ok, mi dà schifo. Grazie. Almeno dammi una chiave, almeno questo. Mi sembra il minimo. Vediamo, I am error. No, proviamo con la seconda batteria. Ne avremmo tre in teoria, perché potremmo anche prendere quella lì del coso. E ovviamente di nuovo ci portano qua e ho sbagliato strada. GG. Non portarmi una terza volta
nella secret room, per favore. Ok. Boh, proviamo a usare una chiave. Me ne sono pentito. Me ne pento amaramente. Proviamo con l'ultima batteria che ci porta. E ci porta sempre nella secret room. Forse. Non lo so, perché Undefined non è uno degli oggetti più comuni e più interessanti. Però forse Undefined funziona che ti teletrasporta in quel livello, ti teletrasporta solo e unicamente in quel punto. E potrebbe essere questa la teoria giusta. Ok, vediamo qui dentro. Due chest che aprirò volentieri. Tammy's Head, che utilizzerei una volta sola, perché rimaniamo fermi con Undefined. Ovviamente quando ho tirato la Tammy's Head, ovviamente non ho beccato nessuno. Un classico, insomma. Vabbè, cambiamo il trinket, che a quanto pare Bible Tract non ci ha dato niente di buono. E quindi ora rimaniamo con Rusted Key, che almeno sappiamo che funziona bene. Cosa fa Rusted Key? Aumenta la possibilità di ottenere delle chiavi, ed è una cosa ottima. Ok. Oh, meno male che non avevo chiavi. Più o meno male, perché vuol dire che dovremmo andarle anche a cercare. Aia, ho subito un danno veramente stupido. Due danni veramente stupidi. E immagino entrambi da un challenge, esatto. Quindi mi sono fatto... Ok, basta farti colpire. Ho detto basta farti colpire. Ok. Non perdere questa opportunità del patto con il diavolo, sia chiaro. Ho subito fin troppo danno qui dentro. Ho subito la bellezza di... cos'è? Di 4 cuori di danno. 4 cuori interi, perché mi facevo solamente colpire dai challenge. E ora... ok. Mi serve anche una chiave. Boh, prova un po' a vedere se... vediamo se ci dà uno Spirit Heart Justice. Ce lo potrebbe dare. Invece ci dà solo una chiave, che però ci serve. Sì, va bene. Sono un po' ingombranti. Molto meno ingombranti quelli di Isaac dell'originale. Dai, speriamo in qualcosa di buono, per favore. Per favore. Non lo voglio in questo momento proprio. Vabbè, non mi vuole dare niente questo simpaticone. Mi vuole solo dare dei consigli. No, oppure mi dà anche dei trinket che non voglio. Oh, grazie. Ok, dammi qualcosa di buono. Questo non è buono. Usiamo le monete, che ne abbiamo molte. Sister Maggie neanche. Intanto dobbiamo andare da Satana, quindi... questa è una gran tentazione. Sono un idiota. Che cosa mi succede oggi? Sto facendo degli errori madornali. Forse oggi registro solo un episodio. Oggi forse non sono in vena di Isaac. Forse mi registro un po' di Ultimate Chicken Horse, che da un po' di tempo che non registro e mi dispiace. Ma molto probabilmente, se registro Ultimate Chicken Horse, lo vedrete molto prima rispetto all'uscita di questo video, dove sto veramente andando molto male. Ok. Ok, stai attento. Ok. Oggi questa partita sarà lunga e con pochi... è poco conclusiva. Molto, come dire, molto onestamente deludente, perché potevamo fare molte cose buone con Undefined e invece sono stato sciocco. Poi Fruitcake non
fa nemmeno, tranne in qualche caso come adesso, perché stavo parlando male ovviamente di fruitcake, e ovviamente doveva parlarne bene, perché sennò ci facevo bella figura. Che intanto abbiamo ottenuto prima Leech, che è un buon oggetto. Andiamo qua, niente. Muori per favore. Anche tu muori immediatamente. Grazie. Ovviamente c'è un cuore nero lì dentro che non posso prendere. Oh, attenzione al sangue. Il loro sangue che non è uno dei migliori. Attenzione anche al challenge che fortunatamente non mi ha colpito. Ok. Sfortunatamente non possiamo prendere la nostra, il nostro Black Heart che ci eravamo meritati con il sudore della fronte, perché gioco è ingiusto. Ok, c'era per caso uno shop dietro, probabile. Spingilo nel robo. E tu muori, per favore. Comunque Book of Revelation è un buon oggetto, anche se preferivo Undefined, perché era un oggetto molto più interessante. Ok. Apri. Spera anche in qualche... una mossa rischiosa, però... un po' frettoloso. Sono stato un po' frettoloso, però almeno non ho subito danno. Questo è l'importante. Ok. Speriamo di trovare qua lo shop. Ovviamente devo fare tornare indietro, perché lo shop non è di qua. Cliché, insomma. Ok, tu, testa, brutta testa di un creeper, devi morire. Di un creeper, cioè, oh mio Dio. Sono veramente, tipo, stravolto se dico testa di un creeper al posto di testa di un keeper. Aiutatemi, ragazzi. Lo stiamo perdendo. Ok. Vediamo se per caso qui dietro c'è il nostro amato shop. Senza ovviamente grid, perché sennò mi incazzo. Ovviamente. Ok, stiamo attenti qui. Attenzione, sto facendo un po' di mosse un po' rischiose. Però dai, così ci sbrighiamo un po'. Ovviamente era tipo lontanissimo rispetto a tutto il resto. Un altro solito cliché. Champion Belt, ok, un po' più di damage, che ci tornerà molto utile. E io donerei, onestamente. Prenderei la carta, lo Spirit Heart, e dono. Finché non dice basta. Guardate, sono così lento che devo fare la rincorsa se voglio stare, se voglio rimanere incastrato dietro, per donare senza muovermi. Arriveremo a 450, molto probabilmente, esatto. Vediamo se riusciamo ad arrivare a 60. No, 59, vabbè. La chiave ne abbiamo già 3, dovrebbero essere sufficienti. Prendiamo anche queste monete che ci potranno tornare utili. Intanto un luck up, quindi abbiamo fatto bene. Ok, qui sotto c'è un... c'è una chest che non ho aperto, che contiene bombe. Ok. Allora, pensiamo. Forse è il caso anche di entrare nella curse room per la possibilità di trovare un... una stone chest che potrebbe tornarci utile. Una spirit heart e tante altre bombe e monete. Ne è valsa la pena. Ne è valsa la pena. Ok, comunque, mio Dio, 30 minuti e siamo... cioè 27 minuti e siamo in Dank Deaths. Siamo lentissimi. Siamo lenti come la fame, siamo. Però abbiamo trovato la secret room. Come, scusa? Ah no, ok. No, è giusto. E qua c'è ovviamente Super Grid che ci dà fastidio. Però almeno abbiamo ottenuto un cuore nero. Ottimo. Ok, stiamo attenti a non farci colpire. Ok. Mi sa che questo tipo di
colpo Ipecac ci dà anche un cuore nero, non so il motivo. E abbiamo trovato anche il quarter. Se tu di grazia, grazie mille. Ok. Come mai mi ha ricaricato immediatamente? Ah, c'era una batteria forse. Sì, credo che sia quello. Ok, fight me mate. Oh, bellissimo, pietrificato. Secondo colpo santo. Accidenti, vabbè. Aia, mi hai col brutto figlio di una brava signora anziana. Ok, perfetto, siamo arrivati nella parte più facile. Otterremo un secondo livello di Ball of Bandages. Che non è niente. C'era una Tinted? Non l'avevo vista. Skidush. Ah, questa però, mi sa che prenderò la velocità. Esatto. Ok, Krampus. Speriamo in Lamp of Coal. Non spin fuck army. Grazie mille, Ball of Bandages. Ok. E ovviamente mi dà Krampus Head. Ok. Give me something cut, please. The tower, it's. Aspetta, posso usare ora tower. Provare a vedere se ottengo qualcosa oppure subire danno come un imbecille. Krampus Head, la testa di Krampus è ovviamente un no. Perché è molto, molto, è molto meglio avere questo oggetto. Mio Dio. Che schivate, ovviamente devo tornare indietro. Però che schivate, ragazzi. Molto, molto fortunate. E finalmente siamo veloci. E ovviamente subiamo danno. Comunque finalmente abbiamo un minimo di velocità che ci re rende questo personaggio decente e giocabile. Perché prima, se devo essere sincero, era veramente un mortorio. Adesso finalmente possiamo schivare. PhD. Va bene. Che pillola mi dai? Infested. Vabbè, usalo ora. Urla quanto vuoi, signore che pronuncia le pillole. Ok, fatti però prendere, per favore. Ok. Ci sono. Ultima mosca. Avanti, grazie mille. Qui dentro. Io vi dirò. Qua non c'è niente che ci interessa, sfortunatamente. Forse la chiave. Prendo la chiave e la pillola. Pretty fly, abbiamo fatto bene. E gli altri non li compriamo, non vale la pena sprecare soldi. Ok. Andiamo per di qua. Tanto usiamo anche questo che non abbiamo ancora usato. Anche se non è importantissimo, però ci dà lo stesso dei soldi. Sì, dei soldi, dei. Ah! Mi sono. Ci sono cascato come un allocco. Oh mio Dio. Come ho fatto a non subire danno e o farmi male in quel momento. In quel caso. E molto probabilmente qua c'è il boss. Non sto ad utilizzare ancora The Ward, preferirei tenermelo per The Sheol. Ok, finalmente, buongiornissimo, muori. Ok, questo. Oh, qua subirò. Se non sto attento, subisco ancora un bordello di danno. Ok. Manchi solo tu. Apri la chest. Ottima chest. E boh, vai. Sono già stato nell'item room dove ho ottenuto PhD. Perché non posso. Prima non potevo passare. Forse era pietrificato tipo alla fine o qualcosa del genere. Attenzione. Prova a tankare. Tank it. È ottimo comunque il fatto di poter pietrificare la madre. Allora. Ho anche di rallentarla con.
con le nostre cose. Ok, perfetto, muori. Muori lentamente, ma muori, questo è l'importante. Non è vero, ragazzi? Ok. Allora. Fight me, mom. Fight me. Fight me. Ah, ma vaffanculo. Spawnato la sua brutta mano verrucosa. Dai, ancora pochissima vita. Ok, finalmente hai mostrato il tuo piede. Ok. Detto così era veramente una cosa strana da dire, però dettagli. Ok, prossimo piano. Utero 1. Dove dobbiamo andare? No, lo scopriremo. Ok, questa stanza non è un problema, però in pratica il problema siamo, cioè è molto più rischioso subire danno a causa dei nostri Ipecac che a causa di questi tipi di nemici. Perché sfortunatamente i nostri colpi Ipecac non infliggono niente di danno. E questo è un problema. Tanto qua. Ovviamente non so come ho fatto, ma ho appena schivato una chiave. Qua vale la pena? Mi sa di sì. Ok. Fistula non è un problema. Fistula challenge, quindi spawna poi alla fine le mosche. Le mosche esplosive. Vediamo se riesco anche a fare una provata del tipo. No, ok, no, accidenti. Proviamo a fare così e a fare così. Perfetto, non abbiamo do non dovevamo, anzi, non abbiamo usato nessuna bomba. Speriamo di, aia, speriamo di trovare un oggetto. Invece abbiamo ottenuto 2 di diamanti, carta inutile. Utile solo se trovassi in qualche modo Money equals power, altrimenti è una carta. Cioè, avere tutti questi soldi è solamente inutile. Ok, muori per favore. Ancora. Ancora un bel po'. Loki ha un casino di vita. Te ne rendi conto solo quando infliggi poco danno. Vabbè, prendiamo anche la batteria, anche se è stata una scelta stupida. Però io sono stupido in generale, quindi don't blame me. Don't judge me. Proviamo a utilizzare. Sarebbe rischioso però usare Ball of Bandages. Tanto otteniamo altri soldi inutili. Questa stanza sarà noiosa. Forse anche più noiosa di combattere una stanza con Envy. Oh, però ho lanciato un colpo con Godhead, niente male. Ok. 35 minuti e siamo in Womb 1. Siamo veramente lentissimi. Ok. Attenzione a questo. Che dovremmo molto probabilmente ci impiegheremo. Questa sarà una partita da 40-50 minuti. Oggetto buono? No, ovviamente solo consumabili e monete che non ci servono più. Aia. Volevo fare il pro, però non ci sono riuscito. Ho fatto più che il pro, ho fatto il prosciutto. L'avete capita? Solo io? Divertente solo per me? Mi sa di sì. Ok, bel colpo. Quasi. Ok, l'ho colpito in altri metodi. Ok, stiamo attenti qui. Sempre dritti, suppongo. Forse, non lo so. Comunque, best stanze dove combattere nemici. Le mie preferite proprio. Ok. Manchi solo tu. E ora anche tu. Bombs are key. Forse ho fatto una minchiata. Ho fatto una minchiata. Evviva, ho fatto una minchiata. Ciao Loki. Esplodi per favore. Grazie. E ovviamente ci vado addosso. Quanto mi servirebbe un Pyromaniac o un Host Hat. Così almeno non subisco danno da bravo ignorando. Beh, almeno non abbiamo più nessun
Non abbiamo più nessuna preoccupazione nel tenerci le chiavi ora che ne abbiamo tantissime. E forse è anche meglio così, perché di bombe ho visto che ne abbiamo trovate anche molte senza, cioè così a caso. Ok, dammi quello che c'è dentro. Anche senza Mamski otteniamo tante cose belle. Però abbiamo 3 di fortuna, quindi forse è quello il motivo. Ma essendo che abbiamo 3 di fortuna, dovremmo anche ottenere dalle chest anche qualcos'altro, noi non solo consumabili. E ovviamente se riuscissi anche a colpire i nemici, che a quanto pare è una cosa dove non sono stato designato, dove non sono stato programmato. Ok, no, ne ho ucciso uno. Ora gestirne uno molto più facile. Ovviamente sempre se riesco a beccarlo. Ok. La morte, ciao morte, come stai? Ah, mi sembri secco. Ah, perché sei uno scheletro. Oh lol. Ovviamente non sono riuscito mai nella vita a colpirlo. Ok. Proviamo a tankarlo un po' perché non voglio che spawni i cavalieri noiosi. I cavalieri noiosi. E qua vogliamo Ball of Bandages. Mi scrocchio le dita. Perché? Perché sì. Intanto ovviamente nessun patto con il diavolo. Curse of the Blind ovviamente è quando abbiamo il patto con il diavolo. Grazie gioco, grazie. Attenzione al sangue. Questa è una stanza infame. È una stanza infame. Lo ripeterò all'infinito. Perché proprio per colpa di questi cervelli stupidi. Però, ok, Rum's Pearl decisamente è un, come si dice, un no-brainer. Qua come facciamo? Facciamo che uccidere prima le talpe. Io le chiamo talpe, anche se non sono, non credo siano esattamente talpe. Anche perché se fossero talpe, sono le proprio. Oh no! Ho subito danno come un idiota senza ricordarti, senza ricordarmi che non avevo più Spirit Heart, perché sono oggi un rincoglionito a quanto pare. Resiste ancora una stanza, questa qui sarà abbastanza. Oh mio Dio, meno male che non ho subito danno. Ok, qua facciamo che tornare indietro. Ci prendiamo la carica. Entriamo nel qua e facciamo un po' di. Ci facciamo donare un. Diamo un po' il sangue a questo stronzo. Cioè, diamo anche un po' di chiavi a lui. E monete e chiavi. Dai, però dovete darmi qualcosa, per favore. Paperclip. Ok. Dai, The Bean. The Bean mi hai dato? Poteva darmi un qualsiasi oggetto, poteva darmi HP up, poteva darmi qualsiasi cosa mi dà. Quello. Quello schifo immondo. Tanto proviamo a rimanere qui, che a quanto pare non ci riesce a colpire. E a quanto pare questa versione ci attacca solamente con spari e non spawna niente. Anche se i colpi sono molto fastidiosi, ma essendo che riusciamo a rimanere abbastanza lontani da non farci colpire. Ok, questa era molto rischiosa. Ok, ti prego, dammi qualcosa di buono. Tipo un cuore, perché voglio vedere se quel Demon Judgment riesce a darmi qualcosa di buono. Ok, un mezzo cuore ci sta. Anche perché così ho l'invincibilità della Polaroid. Dammi qualcosa. Ok, dammi un oggetto. No, dammi qualcosa di decente, per favore. C'ho le mani tra i capelli. Uno, aspetta, ti rirolli, YOLO. Cosa sono diventato? Oh sì,
Oh, che bello! Finalmente sono diventato una cosa decente. Quanto ho di danno? Ah, ce l'ho scritto lì, giusto. Ho 6 di danno. Oh, però sono lento come la morte. C'ho anche la faccia della morte. Avremo un buon danno. Perché siamo lentissimi. Una siringa. Contract from below, ottimo. Oh mio dio, come. La mia faccia è diventata tipo stranissima. Ci possiamo anche tenere il bean, il fagiolo, perché tanto. Possiamo fare altrimenti. Ah, oh, abbiamo anche stompi. Questo potrebbe essere un problema. Cioè, buono per le tinted, però come un problema per alcuni tipi di terreni, cioè di rocce che potrebbero essere deleterie. Delovers, usalo immediatamente. Abbiamo perso anche. Ah, accidenti. Non ci avevo pensato. Dovevo tenermi l'altro oggetto, che ora in questo momento non mi viene in mente il nome. Accidenti. Book of Revelation. Devo lasciare prendere al posto del fagiolo e rirollavo il fagiolo in qualcos'altro. Vabbè, però intanto abbiamo sia Dry Baby che Fart Baby, quindi siamo messi molto bene in fatto di difesa. Abbiamo il virus, ci trasformiamo in spawn, sempre se non lo siamo già, anche se non mi sembra. Ok. Ok, uccidilo per favore. Grazie, Daddy Longlegs. Tetti Longlegs. Ok, muori. Ma sei ancora in vita? A quanto pare. E dai, è ovviamente strada sbagliata. Ah, cliché. Due chiavi però. Siamo messi inconsumabili. Ovviamente bene. Siamo messi molto bene. Bene. Con che voce lo dico? Bene. Bene. Vabbè, basta. Siamo però lentissimi. Attenzione anche a quei colpi. Come avete visto, una di quelle rocce mi ha sparato delle lacrime, cioè dei colpi di sangue, perché è fatto così. È un infame di natura. Intanto abbiamo ottenuto anche, tra tutte le cose che abbiamo, anche Maggie's Bow, che ci servirà per fattore salute. In pratica dovremmo ottenere il doppio del danno. Cioè, scusate, il doppio dei cuori quando raccolgo un qualsiasi cuore. Quindi se ad esempio. Allora, ti prego. Questa è la parte più odiosa, molto probabilmente, di tutto lo scontro. Ok. Ora mi nascondo dietro Fart Baby e Dry Baby. Dry Baby! Ho imitato abbastanza bene Northern Lion. E ovviamente mi colpiscono, anche se. E mi ha colpito e ho perso. Oh no. God damn it. God damn it. Santo cielo. Scendiamo. E usa the world finalmente. The world. Dai, non ci posso credere. Mi dà Curse of the Lost quando avrei dovuto utilizzare the world. Questo gioco è infame. Questo gioco è infame. Oh, santo cielo, santo cielo. Questo gioco è veramente infame quando ci si mette. Dovete ammetterlo anche voi, ragazzi. Muori, 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 muori. Muori, per favore. Devi darmi una pillola. Ho questi qui che sono abbastanza lezzi, a meno che non li uccidiamo immediatamente. Quindi ora, oltre a essere lenti, non possiamo nemmeno vedere dove andare per evitare di tipo subire danno contro questo mega fetti, che molto probabilmente mi salterà addosso, sempre se non lo uccido prima, che anche questo è un fattore probabile. Con due pillole infested e wow, range down è proprio la mia pillola preferita. E questi qui sono molto in pericolosi, ve lo stavo per dire. Volevo dire pericolosi. Intanto abbiamo trovato un cuore nero. Proviamo a utilizzare stompi il più possibile. Ok, siamo abbastanza veloci per tipo schivare questi colpi. Incredibile, ma vero. Ho appena perso la possibilità di avere la Polaroid Invincibility, essendo che
Anche quelli da 1 ci danno un cuore intero, in pratica non potremo mai più avere la Polaroid Invincibility. Sono un ragazzo felice. Ok, questi qui, muori, muori, muori per favore, grazie. Ok, almeno il nostro danno è ottimo. Però anche se ci dessero qualche cosa buone, qualcosa di buono anzi, sarebbe proprio il top. Dai, comunque la mia velocità in questo momento è veramente soporifera. Ok, uccidili immediatamente. Aia. Beh, abbiamo anche il latte a quanto pare. Aia. Muori, 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 per favore, grazie, no. Ancora tu, muori, grazie. Quanto mi sarebbe servito Book of Revelation? Ma io sono stato stupido. Ok. Sarà una boss fight veramente intensa, quella di Satana. I pattern suoi sono anche molto complicati. Ora mi servirebbero anche dei cuori. Sarebbe proprio bello trovare dei cuori. Oppure una libreria. Suppongo che quella sia una libreria. Ragazzi, abbiamo trovato forse la nostra miniera d'oro. Pillola luck up, va bene. Book of Shadows, bello. Bellissimo. Cioè, abbiamo avuto una fortuna eccelsa. Abbiamo ottenuto la possibilità di avere uno scudo e di salvarsi. Sono felice. Sono veramente felice. Sarei anche felice se trovassimo il boss. Che prova a usarlo adesso per evitare di farti colpire e di perdere il tuo unico Spirit Heart. E spera che qui non ci sia. Ovviamente lo uso. Santo cielo, santo cielo. Ok, devo fare almeno una stanza. E ah no, c'è una batteria. Boh, usala così a caso una. E speriamo in bene. Non dovrebbe essere ora. Cioè ora dovrebbe essere fattibile combattere contro Satana. Quindi spawnami così. Ho dovuto combattere questo boss in condizioni peggiori. Ok. Non è ancora il caso di utilizzare ora. Ora c'è la seconda parte. Dimmi che regge, dimmi che regge, dimmi che regge, dimmi che regge. Ok. Forse era meglio tenersi Telepathy of Thor Dummies, però dovremmo farcela lo stesso. Ok, ancora un po'. Ok, ce l'abbiamo fatta. Questa partita è stata noiosa. È stata noiosa, mi dispiace. Però abbiamo ottenuto The Negative, ma vieni. Ok, quindi ora si inizia a completare i personaggi. Quindi il prossimo da completare sarà Isaac. E faremo anche molto probabilmente Mega Satana, perché anche quello è una cosa da fare. Quindi, boh, vedremo nel prossimo episodio. E va bene ragazzi, comunque per questo video molto lungo, mi dispiace, è tutto. Vi chiedo di lasciare un mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati, condividete il video se vi è piaciuto, e noi ci vediamo in un prossimo video. Un saluto serato e ciao.